Ciao ragazzi, come promesso adesso andiamo a fare un'altra ricetta che va bene anche per le festività, sempre con i carciofi. Ricordate i carciofi alla romana, se non l'avete visti andate sulla pagina YouTube e guardateli. Allora, questa ricetta prevede guanciale, io lo vado a tagliare così a listarella, eccolo, non troppo sottile, spessore diciamo un mezzo centimetro circa, e poi andiamo a fare la listarella e lo lasciamo sfrigolare, ok? In questo caso non ci serve particolarmente croccante, perché poi questa ricetta va a finire in forno a gratinare. Una cosa che ci tengo a dire: iscrivetevi anche alla mia pagina Facebook Marco Ruffini, la pagina non l'account, quindi mettete il mi piace, o su Instagram se volete, perché lì molto più frequentemente facciamo ricette e mettiamo video, commenti, cose che accadono durante la giornata. Allora, l'acqua bolle. Che cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a mettere questa pasta particolare, vedete? Altro marchio DOP. Vado ad aprire il pacco. E che cosa andiamo a fare? Questa pasta ovviamente, vedete, è lunghissima, quindi andarla a mangiare così sarebbe veramente assai difficoltoso, ma noi andiamo a fare una cosa più bella, perché la porosità e lo spessore della pasta, guardate, guardate da vicino che bella, sembra che c'è farina all'interno. La vado a spezzare così, in maniera grossolana, come capita, ok? Andiamo a spezzare e andiamo a metterla in cottura come facciamo di solito, 2 minuti con l'acqua in temperatura, il restante tempo la finiamo sempre fuori dal fuoco, quindi spengo il fuoco sotto la pentola, metto il coperchio e la lascio per il tempo che decido di andarla a cuocere. Ovviamente in questo caso dobbiamo farla poi andare a gratinare in forno, quindi la tireremo fuori a metà cottura, perché almeno poi andiamo a fare l'effetto pasta al forno, finirà la cottura in forno e non rimarrà una pasta spappolata, ma rimarrà anzi piacevole anche al dente. Ok? Eccola. L'abbiamo messa tutta. Così pure stasera sei cena. Ok, ora come abbiamo detto andiamo a fare i 2 minuti con la temperatura al massimo, poi vado a spengere il fuoco e andiamo a continuare la cottura come vi ho sempre fatto vedere. Adesso vi faccio vedere tra poco, appena passati 2 minuti, quello che andiamo a fare per i nuovi che verranno a vedere. Ok, passati 2 minuti, spengo l'acqua come vi ho detto prima, ok, vado a dare una giratina, perfetto, chiudo e sposto così non sta sulla fonte di calore. Adesso la lascio qui per circa 5 minuti, tempo di cottura della pasta. Intanto andiamo alla salsa. Allora, il guanciale, eccolo qui, come lo vogliamo noi, lo facciamo sfrigolare, poi vi ricordate i carciofi alla romana che abbiamo fatto nell'altra ricetta? Eccoli qua. Ok, quindi carciofo alla romana, lo andiamo a tagliare così in maniera disordinata, non ci interessa una forma, non ci interessa di mantenere una linea. Vedete quanto è bello morbido, saporito, profumato. Okay. Così in maniera grossolana lo vado a tagliare e mettere all'interno della padella e facciamo amalgamare i sapori. A questo punto che cosa faccio? Adesso io non ho sfumato con vino, perché l'acidità ce l'abbiamo già nel carciofo che ha subito la cottura con il vino. A questo punto però vado ad aggiungere un goccio del mio olio magico. Questo è un olio fatto con prezzemolo, aglio e olio extravergine d'oliva nuovo. Lo vado a mettere all'interno così, in modo tale che vada a dare un'ulteriore profumata al piatto.
sentite come sale, e continuiamo la cottura per qualche istante aspettando la pasta che poi andremo ad amalgamare prima di metterla in forno. Ok, ci siamo, la pasta ha ultimato la cottura come la volevamo, vedete, è ancora bella al dente, questa doveva cuocere 13 minuti, noi l'abbiamo cotta per circa 5-6 minuti. Ok, la vado a mettere nella salsa che nel frattempo ho mantenuto calda, aiutandomi con un po' di acqua di cottura della pasta. Eccola qui. Andiamo a metterla tutta. Ok. Non lasciamo niente. Ci riprendiamo tutto qui. Ok, una volta messa dentro, ovviamente non la andiamo a saltare, ma andiamo a fare un altro tipo di operazione. Ok, a questo punto andiamo a prendere la pasta con tutta la salsa, la mettiamo in una bowl e ora vi faccio vedere l'utilizzo di tutto quello che abbiamo preparato nell'altra ricetta col carciofo alla romana. Che cosa andiamo a fare? Questa è la nostra crema fatta con i gambi, ve la ricordate, no? Che vi ho fatto vedere nell'altra ricetta. La vado a mettere all'interno della pasta, vado ad amalgamare. Vi ricordo, questa era la ricetta fatta con i gambi del carciofo alla romana cotti insieme ai carciofi e poi semplicemente frullata, quindi non abbiamo messo altro ingrediente al di fuori di quello lì. Ora andiamo ad aggiungere un po' di pecorino romano, un po', un bel po', andiamo ancora ad amalgamare. Che profumo! Ok, e andiamo a preparare il nostro legame come se fosse proprio una lasagna. Andiamo a mettere la salsa sul fondo, guardate che bello. Andiamo a fare, chiamiamolo così, un pasticcio di reginette e carciofi. Poi andiamo a mettere la pasta saltata, guardate, cioè saltata, amalgamata con la salsa. Non diciamo saltata, se no scateniamo l'ira di chi ci segue. Ok, vado a mettere un po' di fior di latte all'interno. Guardate che bello, guardate. Ancora un po' di pecorino. Questa deve fare 100.000 visualizzazioni nel giro di 2-3 ore, raga. Lo dico. Ancora pasta. Ce la mettiamo tutta. Andiamo a spianare nel nostro tegame. Ancora fior di latte. Fior di latte, mi raccomando, che sia asciutto, io questo è il fior di latte che uso in pizzeria, in modo tale che non vi fa acqua in cottura, ma vi crea il filo. E poi la nostra crema al carciofo, così, a gocce, sparsa quella. Poi, anziché mettere il burro, che qui non c'entrerebbe nulla, ancora il nostro olio extravergine al prezzemolo e aglio, così in punta, e lo andiamo a infornare per circa 20 minuti a 200 gradi, perché lo dobbiamo gratinare. Ci vediamo tra poco e vediamo com'è venuta. Ok, la pasta è pronta, andiamola a prendere. Eccola qui, guardate com'è bella gratinata. Poi, se la volete fare ancora più croccante, vedete che i pezzi di pasta che escono fuori, la tenete un po' di più in forno, però vedete, la mozzarella si è caramellata abbastanza, quindi il colore è quello giusto. Ora non la vado a sporzionare, perché altrimenti adesso è bollente, si aprirebbe tutta sul piatto. Il consiglio è di farla compattare, quindi stiepidire un pochetto, anche perché così sarebbe immangiabile, e poi la andiamo a tagliare a pezzi e la andate a mettere sul piatto. E poi sapete perché la taglio? Che se no me la mangio tutta, e io non me la voglio mangiare perché è troppo buona. Ciao ragazzi!